Fine settimana all'insegna del formidabile patrimonio vino della provincia teramana e dei prodotti della sua montagna. Torna la 158esima fiera della pastorizia a Piano Roseto, Crognaleto e Cortino. Il patrimonio vino per l'Abruzzo economicamente che cosa rappresenta e quanto rappresenta? La pastorizia rappresenta tanto a livello storico, tradizionale della nostra regione e attualmente abbiamo un patrimonio importante che è stato molto provato a seguito della neve, del maltempo, tutta l'economia agricola montana è stata colpita, la regione insieme al governo sta mettendo in campo una serie di azioni e di strumenti, innanzitutto l'aiuto concreto, abbiamo erogato un sostegno economico importante, 400 euro a bovino, 60 euro ad ovino e 20 euro a suino, sono fondi che sono stati erogati proprio in queste settimane dall'organismo pagatore. La fiera di quest'anno assume un valore strategico, importante, fondamentale per l'economia nel suo complesso e io invito tutti a sviluppare una filiera corta. I nostri ristoranti, i nostri chalet, i nostri alberghi, tutti coloro che fanno turismo devono utilizzare i prodotti dell'agricoltura abruzzese e in maniera particolare i prodotti della pastorizia abruzzese. Alla fiera della pastorizia di Piano Roseto saranno presenti 75 allevatori di ovini, 45 aziende produttrici di prodotti locali e 10 proloco, ognuno con un proprio programma estivo di eventi. L'organizzazione prevede 12.000 visitatori e rilancia l'invito a tutti gli operatori turistici di visitare la montagna teramana e di consumare prodotti dei comuni del cratere. Una fiera che deve sostenere i prodotti locali, è una fiera che deve un po' far ripartire l'economia? Sì, è la 158esima fiera e quindi ha un'antichità credibile, rappresenta la nostra storia, la nostra tradizione, serve quest'anno particolarmente per far ripartire, far riconoscere, far rivitalizzare quel territorio martoriato. Noi è un invito che faccio anche a tutti i cittadini della nostra provincia, ma soprattutto i turisti, per visitare quel luogo, andare a vedere i nostri pastori, le nostre greggi, i nostri prodotti che verranno assaggiati lì, perché per noi è fondamentale. È un posto bellissimo, Piano Roseto è poco conosciuto ma ne vale la pena, dentro al parco del Gran Sasso Lago, per cui in quel paesaggio fantastico poter degustare i nostri prodotti tipici in allegria con la nostra popolazione della montagna è un fatto importante e credo che ne valga la pena.